La sede principale di Givi ed Evic, leader mondiale nel settore per accessori per motociclisti e moto, ospita la nuova edizione di Travel News 24. Via! Appassionati di funghi di tutta Italia, udite perché c'è la notizia che fa per voi. Appuntamento per cercatori di funghi al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. L'8 e il 9 ottobre a Cerreto, Laghi, Reggio Emilia, torna il campionato mondiale del porcino. Momento clou è ovviamente la competizione fra gli esperti per trovare gli esemplari più pregiati. Ma nella due giorni ci sono anche mercatini, passeggiate didattiche per imparare a distinguere i funghi commestibili da quelli velenosi e attività per bambini. Tutti i dettagli sono al sito www.parcoappennino.it. E allora bisogna partire tutti quanti e andare a questo magnifico evento. Givi è presente in tutto il mondo, questi sono i paesi in cui l'azienda opera. E adesso vi lancio la prossima notizia. Alla Reggia di Venaria Reale, per rivivere i fasti del Settecento, parliamo dell'appuntamento con il Gran Ballo in Costume, la Nuit Royale, che richiama ogni anno centinaia di ospiti. Location sono ovviamente gli splendidi saloni e giardini della Reggia, alle porte di Torino. Il dress code prevede invece parrucche, corsetti, abiti a balze, tessuti lavorati, merletti, jabot. Insomma, tutto il necessario per rievocare le atmosfere settecentesche. L'appuntamento è per la notte del 1 ottobre. Bisogna però registrarsi al sito nuitroyal.com. Mi vedrei bene con la parrucca e jabot. Stavo cercando una bici nuova. Sì, perché la prossima notizia è per tutti gli amanti del ciclismo. Compleanno numero 20 per l'eroica del ciclismo. Parliamo della gara non competitiva sulle strade sterrate del Chianti. L'appuntamento è per il 2 ottobre e, come sempre, sono ammesse solo bici d'epoca o vintage che rispecchino fedelmente le caratteristiche di quelle dei campioni di un tempo. E retro deve essere anche l'abbigliamento. Vietati quindi materiali tecnici di ultima generazione e spazi a maglie e calzoncini di lana. L'appuntamento per la corsa è quindi il 2 ottobre a Gaiole, in Chianti. La festa inizia però già dal 30 settembre. I dettagli sono al sito eroicagaiole.it. Direi che questa è perfetta allora. Il TG per oggi finisce qui. Mi raccomando, mandateci le vostre segnalazioni e le vostre notizie a redazione@travelnews24.it e insieme ai miei amici io vi invito alla prossima edizione di Travel News 24.